Buon martedì, un martedì di Champions per chi insomma segue la Champions League, ma che ci farà, ci accompagnerà in questa ora per vedere qual è il momento del Teramo. Un momento non facile, ne parleremo nel corso dei prossimi 60 minuti. Per chi avrà la pazienza di seguirci, state insieme a noi perché insomma la puntata è di quelle interessanti, perché ci sono tante domande da fare, tante a cui proveremo a dare risposta. Con il Teramo che è caduto domenica contro la Giana 1-0 nella prima delle due gare casalinghe, perché sabato prossimo avrà l'impegno di nuovo interno al Bonolis contro il Renate e la situazione non è per il momento molto semplice. Prima di vedere i numeri saluto e ringrazio per essere qui in nostra compagnia il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico. Buonasera direttore. Buonasera Jacopo. Insieme a te Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Buonasera, salve. Questa sera le domande faremo io e te, ma non solo, poi capirete anche perché. Vediamo i numeri, non tanto come di consueto i risultati, perché oramai li conoscete, peraltro nel posticipo è stata anche la vittoria del Pordenone sulla Ternana, che ha fatto balzare Ramarri in testa alla classifica con 25 punti. Ovviamente quello che ci interessa è la parte purtroppo destra della classifica, con il Teramo che di punti ne ha 14, chiude la classifica il Fano, ma insomma in questo momento ci interessa relativamente quello che accade in altre piazze, ci interessa quello che accade in casa Teramo. Io faccio un appello a tutti quelli che ci seguiranno, ovviamente che magari non stanno guardando la Champions o magari sono con un occhio da una parte e un occhio dall'altra. Ovviamente, visto che c'è il direttore sportivo qui e che tra poco si aprirà anche la sessione di mercato, domande magari atteniamoci alle domande, per poi fare critiche o complimenti insomma potrebbe essere abbastanza fine a se stesso. Preoccupato direttore della posizione in classifica che abbiamo appena visto? Ma siamo sempre sul chi va là, anche quando avevamo vinto 4 partite non mi sentivo tranquillo, perché è un gruppo totalmente rinnovato. Sappiamo bene, già c'è stato un cambio d'allenatore e quindi siamo ancora alla ricerca di determinati equilibri e dobbiamo diventare squadra, dobbiamo capire le nostre potenzialità, che sono buone potenzialità, di una squadra che deve salvarsi, deve fare un campionato il più possibile tranquillo. E quindi dobbiamo ancora lavorare tanto a testa bassa, perché c'è ancora tanto da fare. Ha detto diventare squadra, qualcuno giustamente dal di fuori potrebbe dire caspita, siamo quasi a fine novembre. Sì, ma ripeto, lei dice perché c'è stato il cambio d'allenatore. Siamo alla 13ª, abbiamo cambiato anche modulo di gioco da un 4-3-3 a un 3-5-2, che sono movimenti totalmente diversi. Sì, non è facile. Sono movimenti opposti. E quindi l'obiettivo è accelerare e sperare di arrivare il prima possibile ad essere più equilibrati, cioè capire che possiamo anche essere più offensivi, perché dobbiamo creare qualche occasione in più. Questa squadra è stata concepita inizialmente per essere anche più di fantasia, per creare gioco con giocatori di qualità in mezzo al campo. Quindi l'obiettivo era far divertire anche di più il pubblico, oltre ad arrivare a una tranquilla salvezza il prima possibile. Ecco, vedendo lo sguardo di Francesco, che è un tifoso ad hoc, diciamo che almeno dal punto di vista del divertimento, Francesco, per il momento obiettivo non è ancora riuscito. Noi speriamo ovviamente che sia così da qua in futuro. Speriamo.
Che ti devo dire? No. Se penso è vero, sì, sono 13 giornate, però credo che sia un terzo del campionato. Speriamo che questa squadra di colpo quasi sappia fare qualcosina di meglio. Certo, se penso che con il, così come era stata costruita, con il 4-3-3 facevamo pochi gol e ne prendevamo qualcuno di troppo, con il 3-5-2, certo, se penso alla partita di domenica, con il 5-3-2, perché noi purtroppo con il 3-5-2 domenica non lo si è visto, perché i due esterni non spingono come dovrebbero spingere, pur con tutto l'impegno e la buona volontà da parte di due ragazzi come Fiordaliso e Mastrilli. E dicevo, comunque si è passati al 5-3-2, dove si continua a segnare poco, molto poco, ma purtroppo si continua a prendere gol. Tra l'altro questo dato statistico che fa spavento, ossia il Teramo non ha mai preso gol nei primi tempi giocati. Ha preso 16 gol, mi sembra, tutti e 16 nel secondo tempo. E 16 gol sono troppi. I numeri servono anche a capire quali, io da sempre ne sono convinto, può darsi pure che mi sbaglio, ma per capire com'è il valore della squadra, una volta capito il valore del gioco e delle espressioni tecniche e tattiche. Questa è una squadra, ripeto, che ha preso 16 gol tutti nel secondo tempo, e 16 gol costituiscono la seconda peggiore difesa del campionato. E ribadisco, come ho detto l'ultima volta, non siamo stati capaci di fare un gol nemmeno al Verona, che dopo 11 giornate, quindi due partite fa, aveva preso 20 gol, prendendone due dal Verona che aveva il peggior attacco. Questi sono segnali che devono preoccupare al di là di qualunque altra analisi. Da qui, secondo me, si deve ripartire e vedere che cosa sono capaci di fare l'allenatore e la squadra e il gruppo. Allora, proviamo a rispondere mano a mano ad alcune domande, perché da un pubblico molto competente e intelligente, infatti stanno arrivando delle domande. Innanzitutto, direttore, io me le sono segnate, quindi state tranquilli che me le segno e poi vado volta per volta. Le chiedo perché così poche interviste e poi perché si ostina a dire che è una buona squadra. Io posso rispondere almeno a questa seconda parte, perché ci crede, l'ha costruita lei, quindi chiaramente ci crede. La faccio rispondere solo alla prima. Perché così poche interviste? Però in fondo stasera lei è qui, quindi... Ma sono abituato a dare spazio ai ragazzi, ai tecnici e all'allenatore, come è giusto che sia, ma come avviene un po' in tutte le realtà, perché sono loro i protagonisti e noi cerchiamo di essere sempre un po' dietro le quinte, perché il nostro è un lavoro un po' più sporco, un lavoro dove per assurdo si lavora più d'estate che non in questa fase. Quindi credo che sia assolutamente normale. Paratici della Juve in 7 anni di scudetti della Juve, è la prima volta lo vediamo in questi, adesso che è andato in questi via mesi, perché non l'abbiamo mai visto, eppure era il responsabile tecnico della Juve. Certo. Rispondo io alla domanda che diceva perché Vendola e Proietti non ha giocato dall'inizio, perché un'altra delle tante scelte, diciamo, strane del nostro allenatore e anche di tutti gli allenatori, quindi evidentemente ce lo insegna la storia. L'allenatore vede evidentemente cose che noi comuni mortali non riusciamo a vedere, poi se uno ha fiducia e i risultati arrivano, diciamo che l'allenatore è bravo. Se non hai fiducia, e cosa ancora più grave, non arrivano i risultati, si va incontro a delle critiche. E arrivo subito a uno degli argomenti, l'intervista che... questo lo dirò più in avanti, perché c'è un brano dell'intervista di Maurizio a fine partita quando parla di fisicità. Comunque io dico che abbiamo dei giocatori da un punto di vista tecnico a centrocampo che forse proteggono poco la difesa, e quindi forse anche nasce da qui i tanti gol presi dal Teramo. Ripeto, poi in avanti, con tutto l'impegno, la buona volontà, hai dei giocatori che non segnano, e adesso Piccioni lo crocifiggono tutti. Piccioni è un giocatore, siccome poi il caro presidente Campitelli, al quale va sempre detto
un grazie maiuscolo perché continua a fare calcio. Però il caro presidente Campitelli, quando si tratta di criticare Tizio, Caio o Sempronio, o di contestare i suoi collaboratori, o di dire cacciamo quello, cacciamo quell'altro, dovrebbe ricordarsi che Piccioni è un giocatore che ha voluto fortemente lui. Perché tra l'altro Piccioni l'anno scorso, lo abbiamo detto tante volte, sì. È vero questa cosa, cioè che Piccioni l'ha voluto fortemente il presidente. E Di Renzo l'ha voluto Zichella. Allora, quando si costruisce una squadra lo si fa attraverso una condivisione di idee. Allora, è normale che qualche allenatore possa indicare qualche giocatore per caratteristiche, perché conosce bene quel calciatore, e mi sembra anche giusto in qualche situazione accontentare il volere dell'allenatore, sempre che rientri nei parametri economici. Sulle scelte tecniche sono tutte state avallate dal sottoscritto, quindi al di là di tutto, al di là di un giocatore che può piacere di più o meno al sottoscritto, all'allenatore o al presidente, ma sono tutte situazioni che sono state avallate dal sottoscritto. Sandro, Piccioni l'anno scorso l'abbiamo visto mille volte. L'abbiamo detto è un giocatore che viene da un campionato lo scorso anno, tra 10 quindi, e uno dei playoff. Ma dico allora, Piccioni come Proietti, come tanti altri giocatori. Allora, così come ce lo chiediamo modo, noi, ve lo siete chiesto pure voi, lo avete chiesto al ragazzo che problemi ha, il perché, il per come, perché potrei dire pure, tra l'altro viene dal Sant'Arcangelo, quindi non viene da una squadra che l'anno scorso aveva una grande espressione di gioco, per cui uno può anche porsi questo interrogativo e questa risposta, chiede se la ridà la risposta. Dici, sai, giocava in una squadra che giocava veramente bene e quindi era facilitato nell'andare in gol. Non mi sembra che Sant'Arcangelo l'anno scorso fosse questa grande squadra con questo grande gioco. L'anno scorso Piccioni ha fatto 10 gol e quindi sulla carta, come si suol dire, l'acquisto è giusto. Io voleva essere una critica al presidente Campitelli, perché critica sempre gli altri, qualche volta si dovrebbe mettere davanti allo specchio e criticare se stesso e poi cercare di non ricadere negli errori commessi tante volte nel passato, a cominciare dalla conferma di Zichelli. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di una società che aveva preso Zaglio, lo ha cacciato, lo ha ripreso e l'ha dovuto ricacciare. Francesco, però ti invito a una riflessione. Sì. È una riflessione che abbiamo fatto in tanti, perché a Teramo negli ultimi 3 anni sono passati tanti attaccanti anche molto bravi. Come e no? Tanti di questi le noci ancora che io stimavo Forte ha fatto il fenomeno, Moreo gioca, ha fatto il fenomeno e gioca in Serie B. Buonaiuto, lo stesso Panico dell'anno scorso, che adesso a Cittadella è stimatissimo. Cioè, perché? Ed è una riflessione che faccio in maniera molto profonda e attenta. Vuol dire che probabilmente un po' tutti noi, perché mi ci metto anch'io, nelle sconfitte, nei pareggi, probabilmente dobbiamo far qualcosa di diverso, dobbiamo avere quel pizzico di pazienza in più, e dico tutti, dal sottoscritto al presidente, a tutti, perché non è possibile che negli ultimi 3 anni tutti gli attaccanti a Teramo, un po' tutti, non sono riusciti a Forte, se non sbaglio, fece 0 gol e ha giocato in Serie B per 2 anni. Un solo gol, se non erro, in casa con il tutto cuoio, conta poco. Faccio un esempio, lo stesso Panico, 0 gol, cioè sono tutti attaccanti che avevano un pedigree e delle qualità straordinarie. Quindi la mia sensazione è che un po', e lo ripeto purtroppo da quando sono arrivato, vorrei rivedere maggiore entusiasmo, maggiore equilibrio anche in un pareggio, anche in una sconfitta. Capisco che non è facile, capisco anche l'amarezza dei tifosi a vedere una squadra lottare negli ultimi 3 anni sempre per non retrocedere e sempre per le ultime posizioni, ma in qualche modo dobbiamo tirarci fuori da queste difficoltà, perché se no siamo qui ogni anno ripetere sempre le solite problematiche. Cambiano i direttori sportivi, cambiano gli allenatori, i calciatori,
E i problemi sono sempre gli stessi. Cioè, non può essere che in qualche modo... Ma non credo che siano problemi che derivano dall'ambiente, perché di solito l'ambiente è formato dai tifosi e dalla stampa. Io sto e mi sembra che in tutto, questa stagione, ma anche nella passata e nell'altra, ci fermiamo agli ultimi anni, fino domenica forse per la prima volta ci sono stati meno spettatori rispetto alle altre e forse non si respirava un clima... Come possiamo dire, di festa, di fiducia, accomodante, perché sennò quel calore che si avverte, una cosa che non si tocca, non è palpabile, però lo si avverte. E il calore, questo pubblico, e per pubblico intendo tutti i tifosi, la tribuna, quelli dei distinti, quelli della curva, che se non ci fossero loro ci sarebbe il silenzio totale, non hanno fatto mai mancare il calore e i segnali di fiducia verso questa squadra. Quindi sull'ambiente, noi, se poi per l'ambiente ci vogliamo mettere pure, e ci dobbiamo mettere, la società, e dopo la società, non lo so, per società intendo tutti quelli tutti, che ci lavorano. Tutti, sì, assolutamente. Perché sennò a livello di ambiente, la stampa... abbiamo vissuto due quasi retrocessioni, eppure, perché abbiamo vissuto quell'altra storica dopo Savona, ma quello ormai punto a capo, quello adesso è cominciato un nuovo modo di vivere. Allora, la differenza tra i tanti anni di Campitelli fatti con un entusiasmo incredibile, dove si vinceva partendo dalla promozione, ma l'entusiasmo probabilmente c'era un'alchimia, qualcosa che portava la squadra. La palla prendeva il palo e andava dentro. Adesso c'è una situazione e non è spiegabile, perché non credo. Si facevano delle cose talmente strane, poi però andava tutto bene. Adesso quelle cose strane si fanno ancora e adesso non va tutto bene, perché se no come faccio a non pensare che è stato cacciato, esonerato per poi essere ripreso un allenatore primo in classifica? E parliamo ovviamente di Rinaldo Cifaldi. Okay. E quella era una stranezza. E andava bene e dopo passava tutto in secondo piano. Ok, siccome le domande sono tante... E non metto in dubbio e non interrompo più la buona volontà da parte tua e da parte di tutti quelli che hanno contribuito a costruire questa squadra. Il campo per oggi ci dice che non va. Poi arriva un allenatore che mi mette Proietti, che all'inizio Proietti non era in condizioni, va bene. Adesso io che fa? Rinuncio a Proietti, giustamente, mi faceva notare un carissimo amico, è come uno che rinuncia a Pirlo quando giocava e quando era in grande condizione. Mi sembra che oggi è in condizione e non mi venite a dire che proprio allora, perché, e arriviamo al discorso della fisicità che ne parleremo tra breve, proprio perché ti manca fisicità in mezzo al campo, allora io faccio una squadra completamente tecnica. Poi però devo essere bravo come allenatore a dare determinati suggerimenti e movimenti, che se no che ci sta a fare una torre solo per scegliere gli 11 in campo. Quando abbiamo preso Proietti l'ultimo pomeriggio prima della scadenza del mercato, era per dare alla squadra la ciliegina, classica ciliegina, che potesse anche farci fare il salto di qualità, perché è un giocatore forte, importante, che può giocare in vari ruoli, e lo ripeto, può giocare in vari ruoli, e potesse dare quel valore tecnico e di personalità in più, visto che l'anno scorso giocava titolare con Zeman, stimatissimo da Zeman. Quindi appoggio e sostengo quello che stai dicendo. Insomma, l'obiettivo è avere un centrocampo anche con più alternative, proprio per avere la possibilità di cambiarli ed eventualmente, se qualcuno dovesse essere sottotono, avere subito l'alternativa. Non so che l'avete costruita questo modo, per avere due giocatori per ogni ruolo e avere le alternative. Vedi, guarda che cosa mi scrivono. Adesso commenta gli sms. Ok, sono due o tre, ho anticipato, li ho commentati io. Sono tante le domande, quindi chiedo al direttore la cortesia di essere per quanto possibile più stringente, perché altrimenti non riusciamo a rispondere a tutti. Allora, mi sono segnato alcune domande. Non crede che questa squadra manchi di una prima punta? Vado in ordine come li abbiamo letti. È d'accordo? Ma adesso abbiamo 6 partite per fare questa analisi, perché è normale che davanti dobbiamo fare di più, molto di più. Ripeto, in 6 partite può insomma, questa squadra dare un segnale importante, ma ci aspettiamo qualcosa di diverso ovviamente. Siamo tutti in attesa di capire le qualità di Piccioni, le qualità di Zecca, le qualità di Barbuti,
anche di K, anche insomma Bacio lo conosciamo un po' meglio. Certo. Siamo qui perché pretendiamo e speriamo che questi ragazzi diano qualcosa di diverso. Ma arriva sì o no le scrivono? Proprio adesso? Ma io credo che nel mercato, di gennaio tutti chiedono la punta, no? Certo. Tutte le squadre, dalla prima all'ultima. Quindi lì davanti qualcosa di solito, a gennaio di solito si fa sempre. Quindi Campitelli non si è mai tirato indietro. È il primo tifoso di questa squadra. E si appassiona in un modo tale che se c'è da fare uno sforzo in più lo farà senza nessun tipo di problema. San Domenico, perché non è rimasto? E nella stessa domanda Mosca, ragazzo della Berretti, perché, se non ricordo male, perché è stato mandato a giocare nei dilettanti, o comunque perché i giovani del giovanili vengono Mosca, mandati a giocare Mosca dei... ancora nella Berretti. Perché abbiamo provato e stiamo adesso provando ogni volta a portare su in allenamento i ragazzi. Chi dimostra di essere pronto in allenamento per stare in prima squadra rimarrà con noi. Mosca deve fare ancora un salto di qualità, ma a livello fisico, a livello di temperamento. Insomma, sono ragazzi del 2001, quindi è normale. Ma se poi troviamo, come nel caso di Natale, il portiere, qualità anche più importanti, siamo pronti e disponibili a farli venire su. In questo momento c'è Celentano che sta facendo molto bene ed è spesso con noi, Ragozzo, insomma la politica della società sta andando in una direzione e l'obiettivo è provare anche a portare dentro dei ragazzi da Berretti, sempre che siano pronti e non buttarli dentro così allo sbando. Le chiedevano di San Domenico, perché non è rimasto? Perché aveva un ingaggio importantissimo, ha un ingaggio importante esagerato per quel ruolo lì, quindi l'idea è stata di andare su altri calciatori con caratteristiche diverse anche. Sfoltirà la rosa nel mercato di gennaio? Ma quello che si fa a gennaio di solito è questo: chi ha avuto meno spazio si darà la possibilità di mandarli a giocare da qualche altra parte ed eventualmente integrare la rosa con giocatori più funzionali in base al progetto che è stato portato avanti. Ferretti tornerà sarà reintegrato oppure deciderete per la rescissione? Peraltro dopo parliamo anche di alcune novità che sono state proprio oggi. Ferretti per adesso rimane un giocatore del Teramo e vediamo cosa verrà fuori da qui a gennaio. Per adesso continueremo così. Allora, ci fermiamo un secondo perché oggi è arrivato Alessandro Celli, terzino sinistro in prova, ma praticamente diciamo che è solo un pro forma, cioè si allenerà ma poi sarà integrato in rosa. È un giocatore che, vediamo anche alcune immagini, ha giocato a Foggia fino alla stagione scorsa, era svincolato. Che cosa vi aspetta? Viene da una risoluzione di contratto con il Foggia. È un ragazzo ancora giovane, un 94. Sì, 24 giocatore, anni. Sì. Giocatore di gran passo, insomma, può essere un giocatore per Teramo. Giocatore molto, molto interessante, che conosciamo ormai da anni perché l'abbiamo visto anche nella Lupa Roma, il mister l'ha visto e quindi può essere un giocatore. Vediamo adesso, si allenerà con noi qualche giorno, vediamo, dobbiamo discutere ancora di tante cose, ma insomma per adesso vediamo intanto in che condizioni è fisiche. Oggi abbiamo visto in allenamento, si è presentato già benissimo, quindi già è molto più avanti rispetto a tanti altri. È chiaro che dovrà fare uno step per arrivare al livello degli altri, però ovviamente non avrai 90 minuti, quindi è una valutazione proprio perché c'era questa possibilità, ma come facciamo da sempre, se c'è un'opportunità si valuta e quindi vedremo nelle prossime settimane. Lo vediamo con parecchia propensione offensiva, nel 3-5-2 darà di fatto il cambio a Mastrilli, sarà
formerà la coppia con Mastrilli, perché probabilmente nelle valutazioni di Maurizio Vitale è un terzo di difesa, giusto? Certo, certo, assolutamente sì. Peraltro oggi c'è stato di fatto l'addio al preparatore atletico, uno dei due che avevate in questo momento, Daniel Perazzolo, rimane solo Simone Fugalli. Diciamo che era stato il preparatore atletico di Asta, era rimasto sotto la gestione Palladini, era rimasto sotto la gestione Zichella, con cui di fatto aveva lavorato e faceva parte dello staff, da oggi non fa più parte dello staff del Teramo. Paga la condizione a te, il lavoro fatto, la condizione atletica? No, assolutamente. Paga solo il fatto di essere comunque molto legato a Zichella. E quando avvengono dei cambi, inevitabilmente di solito si cambia tutto lo staff. Daniel, essendo un grande professionista, come è capitato l'anno scorso con Palladini, è rimasto con noi. Si è provato a ripetere la stessa esperienza e alla fine, dopo un mese di lavoro con Maurizio, si è preferito far così, perché una scelta, insomma, anche per lui non era più il preparatore in prima, era il preparatore in seconda, e quindi sono quelle situazioni sempre difficili da gestire, no? È sempre certo. Complicate, e allora abbiamo preferito in questo modo, insomma, dopo un mese attenta di un mese di valutazione. Certo. Fatemi salutare anche chi ci sta seguendo su Facebook, sulla nostra diretta Facebook. Silvano, che ci ha scritto in fondo alla nostra pagina come commento: diventare squadra lo si fa mettendo le pedine giuste ai punti giusti, e lì ancora non si ha una base di squadra. Le faccio ascoltare prima Francesco Lacci. Chi è questo ragazzo? Silvano. Silvano, mi piace questa considerazione. Quando qualcuno dice Francesco è un grande conoscitore e ha una grandissima esperienza, e per me è sempre un piacere confrontarmi con lui anche sotto casa. Perché siete vicini, capita spesso, d'estate spesso ci incrociamo, è una giusta considerazione, e capisco che dopo 3-4 mesi di lavoro parlare qui ancora di ragionamenti di squadra e di equilibri sembrerebbe strano, ma purtroppo quando c'è un cambio d'allenatore, per 3 mesi abbiamo lavorato su un modulo, poi si decide di cambiare. Questa squadra ha anche le caratteristiche per giocare in un 3-5-2, ma è stata costruita per giocare un 4-3-3. Sì. E ci deve essere un riadattamento a quel sistema. Fortunatamente abbiamo vinto anche delle partite, sì. 3-4 partite consecutive, ma adesso stiamo pagando ancora qualcosina. Perché? Perché l'allenatore Maurizio sta chiedendo un lavoro diverso a tutta la squadra, certo. E quindi vorrebbe delle cose diverse da quelle che chiedeva Zichella, e ci vuole del tempo, perché non siamo dei robot che in un mese riusciamo a stravolgere completamente le nostre idee, ma sono cose che capitano anche in Serie A, non solo in Serie C. Dunque, tutti i mali cominciano dalla, ho detto prima, dalla conferma di Zichella, e mi spiego, perché il grande errore di Zichella è che, conoscendo questa squadra, conoscendo la squadra dello scorso anno, conoscendo soprattutto i difensori, io auguro vita lunga, ci mancherebbe altro, la Speranza e Caidi, ma conoscendo e sapendo che ormai questi erano abituati a giocare con tre difensori centrali, o 3-5-2 o 5-3-2, poco importa, importa perché no, se, importa nel senso che bravo, i tre marcatori, per quello ho detto i tre centrali, sì, perché se no sì, tre sì, o cinque, tu quando giochi con tre centrali devi avere i due esterni che hanno il peperoncino, per dirlo in dialetto della mano, l'usaiettino, bravo, come la settimana scorsa, in quel posto che li fa correre a 280 all'ora sulla fascia, su e giù, su e giù, su e giù, fino a sfinirsi. Se no è un aborto o di 3-5-2 o di 5-3-2, in parte lo abbiamo visto domenica. E allora Zichella, in base a quale ragionamento logico, sapendo che ormai Speranza e Caidi erano abituati e soprattutto forse si sentivano più sicuri con tre difensori centrali, ti tu rispondo. Parti con il 4-3-3? Rispondimi un po', per favore, ti rispondo. E poi ti dico quell'altra cosa quando avete detto, prego. Ti rispondo perché è stata fatta un'analisi molto attenta quando poi si è deciso di chiudere con Zichella, ma ripeto, in massima condivisione con anche il presidente, perché
dopo 2 anni di grandi sofferenze, si voleva provare ad avere una squadra un po' più sbarazzina, una squadra che con quel sistema di gioco, che poteva essere un 4-3-3 o anche un 4-2-3-1, le idee che avevamo in testa, ma provare a ripartire e provare a dare una qualità di gioco completamente diversa, perché inevitabilmente questo 3-5-2 ci ha portato e portava gli allenatori nelle annate precedenti ad essere troppo difensivi. Questa è stata l'analisi fatta, e quindi siamo andati in quella direzione, ripeto, cercando giocatori di qualità, mettendo dentro anche i giovani giusti, perché i nostri secondo me sono giovani che sono molto più avanti rispetto a tanti altri e ce li chiedono ogni giorno. Sassuolo mi ha chiamato ieri e mi chiedeva dei nostri ragazzi, abbiamo appuntamento perché sono richiestissimi, tra l'altro, quindi questa è stata l'analisi. Per Zecca e Piacentini, perché sta facendo così bene, abbiamo appuntamento martedì anche con loro. No, perché su Piacentini è di vostra proprietà. È di nostra proprietà, okay. E c'è un accordo col Sassuolo anche, che nel caso avesse fatto così bene come sta avvenendo, il Sassuolo è pronto e disponibile a riprenderselo con una plusvalenza, con un accordo già tra le parti. Una ricompra. Tra le parti, già, visto il buon rapporto che mi lega anche a Francesco Palmieri, alla società, quindi ci siamo dati appuntamento e si potrebbe anche creare un rapporto negli anni proprio. Ma infatti... Ricompra già prestabilita, scusami Francesco, già prestabilita, una somma già data oppure... Una somma già data che in qualche modo può essere anche ridiscussa, ma proprio perché è l'obiettivo mio è proprio creare un rapporto con società così serie, così solide. Francesco, una trattativa prima con di andare il Sassuolo, tanto... acquista il Sassuolo Piacentini e ce lo lascia fino alla fine dell'anno, pensi che si possa essere? No, questa è l'idea. Questa è l'idea di continuare eventualmente e continuare a lavorare con l'obiettivo di avere qualche altro giovane sempre di nostra proprietà e quindi lavorare insieme, ma l'importante è che siano i migliori giovani, non uno qualsiasi. Come è capitato nel caso di... Ma nella costruzione della squadra, viste le caratteristiche dei giocatori, ci siete riusciti a creare una squadra tecnicamente nei singoli valida e ideologicamente, chiamiamola, sbarazzina? Però poi purtroppo il campo sta dicendo il contrario, perché adesso in questo 3-5-2 fa fatica, così come ha fatto fatica Bacio Terracino, farà fatica Zecca, che quando lo abbiamo visto giocare nel suo ruolo naturale, un po' largo, diciamo dalla tre quarti di campo orizzontale lungo la fascia, rende molto di più. Ma lo sapevamo. Gli allenatori mi dicono che con il 3-5-2 i due devono giocare vicini o quasi. Io non resto non convinto di questo. Ho provato a chiedere conforto a più di un allenatore anche di categoria superiore. C'è chi mi dice, certo, poi bisogna vedere come l'allenatore intende utilizzarli. Certo, se il giocatore, in questo caso Zecca, ha le caratteristiche per avere più spazio giocando un po' largo, anche con il 3-5-2, soprattutto quando c'hai i giocatori che da dietro non si propongono, lo si può utilizzare. Torniamo sempre al solito discorso. Dopo, dalla teoria alla pratica, spetta all'allenatore metterci qualcosa di più, perché se no l'allenatore non servirebbe a nulla. Ok, fatemi andare in pubblicità prima, però fatemi salutare, perché sono stati simpatici. Questo messaggio in campo, vabbè, che è fuori dallo stadio, veramente il group, cioè, se non ho capito male, sono quelli che si mettono sulla collinetta, quindi hanno anche la denominazione. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco con tante domande di mercato per il direttore sportivo del Teramo Sandro Federico. Non vi ho... Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Allora, noi siamo in tre questa sera, anche complice la serata di Champions, anche se le nostre italiane sono ancora tutte e due sullo 0-0, sia la Juventus con il Valencia sia la Roma con il Real Madrid. Però in realtà non siamo propriamente, caro Francesco, soli, perché delle domande le abbiamo fatto fare ad alcuni colleghi per il direttore questo pomeriggio. Io per galanteria inizierei dalle donne. Prima la domanda di Ania Cantagalli, vediamo.
Buonasera direttore, le volevo chiedere, siccome negli ultimi anni siamo un po' abituati a vari esodi nel mercato di gennaio, se anche quest'anno sarà così e se dall'altra parte, a fronte di questo presunto esodo, se effettivamente ci saranno anche degli innumerevoli arrivi. Mancano 6 partite, da qui a 6-7 partite, perché c'è ancora una partita. C'è un turno infrasettimanale. Turno infrasettimanale, ma la partita del 30 dicembre con il Sud Tirol probabilmente verrà spostata al 12, spostando quella del 26 con la Ternana al 30. Ah. Ancora non è ufficiale, ma probabilmente ci sarà questo slittamento per non arrivare proprio al Natale, okay, con la partita e le problematiche del Natale, anche chi è in viaggio. Quindi ci sarà una settimana di sosta sostanzialmente, sì, praticamente, che poi verrà decurtata poi. Accorceranno quel periodo di 20 giorni di sosta. E io non sono per stravolgere le squadre a gennaio, assolutamente. Quando si fa questo e diventa sempre tutto più difficile ripartire, riassemblare, certo. Quindi l'idea mia è di rimodellare questo organico, inserire qualche elemento che sia giusto e che sia funzionale anche all'idea dell'allenatore in base alle caratteristiche dei nostri che abbiamo in rosa. Sempre per galanteria, un'altra donna, la collega di Super J, Dorotea Mazzetta, sentiamo che domanda. Direttore, si aspetta un budget importante per il mercato di riparazione? Non credo che sia importante il budget, credo che sia importante avere delle idee ben precise e a gennaio non si può sbagliare, a gennaio, perché con l'uscita di qualche calciatore di solito poi il mercato deve essere fatto in questa direzione, la politica della società sta andando in una direzione di avere dei bilanci sani, di avere la possibilità di arrivare alle scadenze con la massima tranquillità, ed è così che si fa calcio e che tante società stanno facendo. Il Sassuolo, ripeto, 2 giorni fa mi ripeteva le stesse parole: abbiamo cambiato politica anche noi perché non abbiamo la possibilità come altre società di avere altri introiti, quindi hanno ringiovanito parecchio l'organico, come la Fiorentina, ma come tante altre società. Sì, a partire dall'allenatore a Sassuolo. Dico in Serie A, dove il livello è altissimo, quindi figuriamoci in Serie B o in Serie C. L'ultima domanda gliela rivolge il collega del quotidiano Il Centro, Gaetano Lombardino, sentiamo. Direttore, buonasera. Una domanda che voglio farle è questa. Visto che in estate sono stati fatti, insomma, degli arrivi, acquisti da squadre di Serie A, se per il mercato di gennaio dobbiamo attenderci un qualcosa anche da altre società di Serie A con le quali lei ha instaurato dei rapporti durante l'estate. Tutto qui, buon lavoro e buonasera, direttore. In linea di massima con i giovani secondo me ci siamo, siamo contenti del rendimento di tanti, contenti, possono fare molto di più, hanno delle grandi potenzialità, è ovvio che ci aspettiamo sempre quel qualcosa in più, però sono convinto che loro sono destinati anche a crescere e a fare anche qualcosina in più. Probabilmente gli inserimenti saranno fatti più su qualche giocatore esperto che sui giovani, quindi difficilmente si prenderanno altri giovani a gennaio, ma perché poi non c'è il tempo necessario per aspettarli e per eventualmente da gennaio in pratica poi ci sono altri 2 mesi e mezzo, sì. E il tempo è troppo breve per inserirli e per avere i giovani pronti. A meno che non c'è proprio qualche giovane di sicuro affidamento che viene già da qualche campionato di Serie C o di Serie B, quindi in linea di massima l'idea è questa. Le chiedono, dice Lentano, Napolitani e Ragozzo, giovani del settore giovanile, li state monitorando? Lui l'ha nominati prima. Li ho nominati prima, vengono spesso in prima squadra, dipende da loro, io vado spesso a vedere anche la Beretti e quindi siamo in continuo contatto. La speranza è ritrovare anche qualche ragazzo di questi
Anche per il prossimo anno, ma speriamo anche di farli esordire in quest'annata. Prima ci scrivevano, il mister Valbruni ha parlato di Torromino, è una trattativa possibile, probabile? Lo conosco benissimo, è un giocatore che guadagna delle cifre spropositate, ha un contratto, ho già sondato anche il discorso suo quest'estate, come faccio spesso con tanti attaccanti, ma insomma vedremo, perché poi può anche capitare che si arriva all'ultimo giorno e qualcuno di questi potrebbe anche, attraverso un incentivo da parte della società, arrivare a Teramo. Mastrilli va via? Le chiedono. Ma Mastrilli ha avuto un ottimo inizio di campionato, veniva da un'operazione al ginocchio, quindi immaginavo addirittura anche un ritardo nella condizione, invece si è presentato subito bene, fatto le prime partite bene, con la Sammettese una gran partita, la seconda di campionato, adesso è un momento di difficoltà e quindi noi lo aspettiamo perché... Ecco perché è arrivato Celli, per dargli un'alternativa nel caso. Ma perché è normale che sia così, certo. Con i giovani crescono, sono destinati a fare qualcosina in più, ma poi c'è anche il momento dove quei 20 giorni possono anche subire perché non abituati anche alle 38 partite in Serie C, e quindi inevitabilmente hanno bisogno anche di un qualche turno di riposo. Prima di ricominciare, prendendo spunto, intanto lo dirò altre 7-8 volte in questi 13 minuti che mancano per la fine della trasmissione, prendendo spunto da uno degli ultimi messaggi di un telespettatore, gentilmente qualcuno faccia capire a Maurizi, all'allenatore, che Proietti e Ranieri insieme possono giocare. E se Maurizi, che si fa chiamare allenatore, è veramente un allenatore, è capace di far giocare Ranieri, Proietti e De Grazia, che tra l'altro è l'unico che si propone in fase offensiva, insieme, certo. Se un allenatore, come lui dice di essere e come la storia ci dice, deve essere anche capace di preparare sulla carta e poi sul campo determinati movimenti e determinate giocate, determinate coperture e tutto quello che Maurizi sa molto più di noi, gentilmente. Fra 3-4 minuti lo ridirò di nuovo, che Maurizi deve far giocare Ranieri insieme. A casa qualcuno giustamente sta pensando Giorginio, sì, Ferratti. No, ma voi più glielo dite e più quello non li fa giocare. Okay. Io credo che abbia anche l'esperienza per valutare poi attentamente le caratteristiche di ogni calciatore, quindi ha avuto la possibilità di utilizzare più moduli nel suo percorso. Col mister parliamo tantissimo e quindi sta già facendo delle sue valutazioni per trovare questi famosi equilibri di squadra. E tra le tante valutazioni anche questa è una delle tante. Un paio di domande e poi dobbiamo fare delle considerazioni. Le chiedono, siamo sicuri che se il Teramo perde con il Renate, poi Vicenza e Pordenone, cosa che ovviamente non ci auguriamo, Maurizi poi il panettone lo mangia veramente? È una domanda che sai benissimo come di solito sono abituato a rispondere, ma perché... No, vabbè, giusto perché è arrivato a casa. Siamo concentrati sulla partita, certo, con il Renate, e adesso ragioniamo di partita in partita e non possiamo ogni volta ripartire da zero, cambiare allenatore, certo, cambiare situazioni. Insomma, io credo che sia ancora più importante dare continuità ad un progetto tecnico, perché è questo che ti può dare dei risultati nel tempo. L'ultimo sms, prima di farle vedere un grafico, una domanda molto, molto bella, molto interessante. Segue la Serie D, le chiedono. Assolutamente. Tutte le settimane. Chi le piace? Questo l'aggiungo io. No, quest'estate volevo portare Leonetti, avevamo già un accordo di massima, poi il ragazzo probabilmente ha allettato dalla offerta economica della Vastese. Ha preferito andare a tornare a Vasto. Adesso in questo momento abbiamo già un accordo di massima con Liguori del San Nicolò, che volevo già portare quest'estate, ma gli ho dato l'opportunità anche di fare un altro anno
in Serie D, perché comunque era giusto un 99 fargli fare un'altra esperienza. Mi è piaciuto tantissimo Dalmazzi. Sì, difensore centrale, sempre il Nodarese. Che è un giocatore che sinceramente non conoscevo, mi ha fatto un'ottima impressione. Ma così come Khedira della San Giustese. Molto bravo. Così come altri in altri gironi che sto facendo seguire anche da alcuni amici osservatori. Le facciamo vedere un grafico. Ci dica lei quante ne abbiamo sbagliate di questi qui. Chi è sul mercato? Altobelli, Zenuni, Piccioni, Di Renzo e Fratangelo. Questo lo diciamo noi. Quanti ne abbiamo sbagliati? O meglio, se qualcuno di questi non è sul mercato, oppure se oltre a questi ce n'è anche qualcun altro? Allora, parto dal basso, Fratangelo. Ma perché? Perché siamo al terzo anno e questo ragazzo ogni anno ripetiamo sempre che può fare di più, che ha delle ottime potenzialità. Io gli consiglierei così, da semplice amico, di andare a giocare dove può avere la possibilità di dimostrare le sue qualità. Quindi su di lui stiamo già facendo delle considerazioni, ma proprio perché al terzo anno di Teramo con noi, già l'anno scorso ci aspettavamo un salto importante, ancora non gli è stato possibile, ma secondo me è per colpa sua, non per gli allenatori che ha avuto, sì, perché ne ha avuti tanti, e probabilmente ha bisogno di continuità, ha bisogno proprio di giocare. Anche perché ha ancora 20 anni, se sì, gli capita di poter giocare qualche mese con una certa regolarità e migliorarsi e ha per il bene qualità, suo, e praticamente potrebbe essere utile poi al Teramo la prossima stagione. Qualità di velocità che in Serie D può fare la differenza. I numeri secondo me ce li ha. E ne stiamo parlando già con alcune società. È un ragazzo di Serie D? Di Serie D, certo. Poi, la Vastese? Ma ce l'hanno chiesto anche altre società, non solo la Vastese. Quindi è appetibile, è un giocatore che però dobbiamo avere noi delle garanzie che abbia più spazio possibile. Non possiamo pretendere che sia un titolare, perché non mi sembra neanche giusto, certo, ma dobbiamo avere qualche certezza in più, perché deve essere per lui un trampolino importante. Su Luca Di Renzo ancora non l'abbiamo visto, stiamo aspettando il suo recupero, perché è un ragazzo che secondo noi, pur non avendo fatto mai la Serie C, ci può dare ancora tanto. Speriamo che riesca a recuperare il più in fretta possibile, perché non l'abbiamo mai visto, abbiamo visto troppo poco, e quel poco quest'estate ha dimostrato di essere veramente l'attaccante che più di tutti vedeva la porta, perché in ogni amichevole riusciva sempre a far gol, sia da punta centrale sia da esterno, e quindi io ho grande fiducia in questo ragazzo perché ha delle ottime qualità. Okay. Su Piccioni sta avendo delle difficoltà, lo stiamo aspettando tutti, speriamo che si sblocchi il prima possibile, può essere uno di quelli che nel momento in cui in queste 6 partite dovesse trovare la porta, probabilmente inizierebbe un campionato diverso. Quindi noi ci auguriamo che avvenga questo, proprio per tutto il lavoro che sta portando avanti anche lui, ma anche con grande volontà, perché ci tiene in modo particolare. Anche perché se no con Piccioni si ripete la storia di Olcese, che ci mettevamo le mani sui capelli per gli errori che faceva. E adesso sta facendo un grande campionato a Pesaro, l'ha fatto Pesaro, uno grandissimo l'anno dopo di Teramo, andò alla Battipagliese. Con la Battipagliese e andò in doppia cifra, e un po' di gol dopo li ha sempre fatti. Quindi queste cosa partite che a saranno non gli era riuscito. Quindi saranno determinanti per il futuro di Piccioni? Ma saranno determinanti, perché inevitabilmente gli attaccanti devono far gol. Certo. O comunque mettersi nelle condizioni di far segnare un compagno, o come lui è stato bravo a fare anche a Sant'Arcangelo, certo, perché è stato anche un assist man. Quindi l'aspettiamo, insomma, speriamo che si sblocchi il prima possibile. Zenuni potrebbe essere anche lui probabilmente destinato ad avere maggiore spazio, perché da noi sta avendo qualche difficoltà, ha giocato qualche spezzone di partita, ma probabilmente deve avere un po' più di spazio, merita anche di avere più possibilità, e a gennaio vedremo meglio com'è la situazione. Sempre in Serie D?
No. Zenuni può avere anche un mercato di Serie C, okay, senza nessun problema. Mattia Altobelli, abbiamo parlato anche oggi al campo, oggi ci siamo detti in queste 6 partite fai il massimo, 6-7 partite, e poi a gennaio faremo una valutazione. Lui ha un buon mercato in Serie C perché ha delle richieste, viene da un campionato a Siracusa, da metà campionato a Siracusa, dove ha fatto molto bene, molto stimato dall'allenatore che lo aveva nel Siracusa, quindi questa è una delle società, ma che mi dispiace perché non capisco come Altobelli a Teramo non riesca a tirar fuori le sue qualità perché è anche abbastanza giovane. Togliamo la grafica perché il direttore ha risposto in maniera super esaustiva. È arrivato un sms, vero Maurizio, che riguarda un attaccante. E l'attaccante che vorrebbe Maurizio, che l'ha avuto a Reggio Calabria del Perugia, che fa, viene o no? Bianchimano, ne abbiamo parlato proprio in questi studi qualche settimana fa. È un profilo che oggettivamente potrebbe arrivare. A Perugia non gioca, di fatto, perché chiuso ovviamente dalla concorrenza, chiuso Vido, quindi insomma... Bianchimano è un potenziale obiettivo? Ma le caratteristiche sono giuste. Mister conosce bene. Vedremo, insomma, ripeto, adesso è ancora prematuro. Adesso puoi provare solo così a capire, a sentire. Ma non riguarda solo noi, riguarda anche le stesse società, perché in B mancano ancora tantissime partite fino al 30 di dicembre, e quindi adesso non, è difficile fare mercato in questo momento, tutti sono concentrati sulle proprie squadre ed è impossibile ragionare su questo messaggio profili. È arrivato pure la settimana scorsa, 50 accanti non cosa come uno dica, però fatemi girare una domanda che è arrivata poco prima per il direttore, perché le chiedono che ricordi ha della sua esperienza a Chieti. Ottimi. Io sono di Brecciarola, quindi un paesino vicino Chieti, sì. Sono cresciuto nel Chieti e mi dispiace perché quell'anno avevamo anche un'ottima squadra, arrivammo in pratica l'anno del passaggio della riforma, riforma, dove 9 restavano in C e 9 poi retrocedevano, e noi eravamo a metà classifica, arrivammo addirittura alla partita col Teramo in casa che eravamo terzi, quarti in classifica, sì. Quella partita poteva addirittura darci maggiore tranquillità. Perdemmo quella partita in casa e iniziarono i problemi, ma a 2 mesi dalla fine, dove l'obiettivo era un passo, e ci fu una, secondo me, una follia a ricambiare di nuovo allenatore e anche direttore sportivo. Non accettai quella decisione e quindi un po' di comune accordo ci lasciamo, perché non eravamo nella condizione di dover di nuovo cambiare per la terza volta. Peraltro di quel Chieti, adesso visto che abbiamo parlato di Serie D e di quel Chieti, ricordo che le trattative di mercato a gennaio, l'ha visto Mangiacasale adesso che è tornato in Serie D? Si ricorda, che ricordi ha di Fabio Mangiacasale? Adesso a Giuliano. Sì, di un giocatore molto veloce, rapido, che probabilmente non ha avuto poi anche lui la possibilità di esplodere anche nella società giusta. Ma è un giocatore interessante, un giocatore che può fare la differenza, gli è mancata l'opportunità giusta, dai. Visto che siamo quasi in chiusura, abbiamo parlato di tanti giocatori, trattative, e questo invece che ricordi le suscita, quello che le sto per mostrare, questo qua. Questo che diciamo ha una maglia numero 7, aveva una maglia numero 7 se non erro neanche quando vestiva la maglia rosso-blu, adesso l'ha ripresa in bianco-azzurro, Leonardo Mancuso. Abbiamo parlato di attaccanti, chi l'avrebbe mai detto che Mancuso sarebbe diventato un attaccante centrale così forte? Ma non ci crederete, ma nell'anno alla Carrarese lui giocava, veniva dal Pizzighettone. Era tipo un 98 di oggi, aveva un po' quell'età, fece 8 gol, ma con una qualità, una forza nei gol impressionante. Tipo questo. Giocava da esterno a sinistra, ma giocava anche da punta con i due attaccanti.
e vincemmo una partita col Benevento 2-1, lui fece una doppietta straripante. Quando poi c'è stata questa possibilità a San Benedetto, lo chiamai e lui era a casa. Lo chiamai e mi disse: mi sono appena allenato sotto casa, sto aspettando perché era senza squadra. Veniva da un anno a Catanzaro dove aveva fatto uno o due gol. Lo chiamai e arrivò subito, perché insomma per lui poteva essere una grandissima opportunità. E la cosa bella è, lo ripeto sempre, perché poi nel calcio queste situazioni capitano spessissimo, per far firmare Mancuso a San Benedetto ho dovuto fare i salti mortali, perché Fedeli non era assolutamente convinto, perché l'aveva visto in amichevole più volte, in una prima amichevole contro il Cascia, quindi un'amichevole che non aveva nessun significato, e Mancuso guadagnava cifre minime. E quindi la più bella soddisfazione è stata questa, quella di dare questa possibilità a un ragazzo che a San Benedetto ha trovato l'ambiente giusto ed è destinato il prossimo anno a giocare in Serie A, perché ha le qualità per farlo. Intanto anche dei suggerimenti: Borrelli della Primavera del Pescara, scrivono, poi Liguori, ma ci ha appena detto che con Liguori ha già un accordo, e Di Giacomo, che è terzino sinistro, 99 della Vastese, che domenica ha giocato proprio contro il consigli ovviamente da chi da casa ovviamente non sono nomi in questo momento che mi interessano, okay. tranne Liguori. Dunque, nel ricordare di nuovo e nel chiedere di nuovo molto educatamente a Maurizio, se qualcuno conosce Maurizio, che magari starà vedendo direttore sta qui, no, a casa, se gentilmente volete fare una telefonata a Maurizio dicendo che c'è chi gli chiede per l'ennesima volta di far giocare Proietti e Ranieri insieme, e comunque a Proietti non si può rinunciare perché è una bestemmia del calcio. Chiudiamo con il sorriso. Organizzo un pranzo. Sto pensando al simpatico il telespettatore che dice: direttore, riportiamo la Padula. E quindi chiudiamo con il sorriso. Puoi organizzare un incontro tra Preziosi e Campitelli, che mi sembrano, vedi, ci sembra, sono due dei personaggi. E allora dice a Preziosi: scusami, qui c'è qualche motivo non solo calcistico, perché la Padula non gioca nemmeno due minuti, anche se il Genova sta andando benino, c'è il capocannoniere del campionato, ma nemmeno due minuti ogni tanto per dargli un contentino. Allora tu continui a pagare il super ingaggio alla Padula e noi lo facciamo giocare e così il giocatore non perde un anno. È fantacalcio, questo siamo d'accordo. Però capite, che ne puoi sapere? Da un incontro Campitelli Preziosi che può nascere pure... È vicino al prendere di solito. Milillo, l'ultimo messaggio. Il difensore che era l'anno scorso a Teramo, che adesso è a Viterbo. A Milillo è stata fatta una proposta biennale, perché ha avuto una grande crescita nella seconda parte di stagione. Per noi poteva essere un titolare. Non so come, ma il ragazzo ha preferito firmare un biennale a Viterbo alle stesse condizioni, non so se qualcosa in più del Teramo, sapendo anche di andare in una società dove in qualche modo doveva essere... Battagliare, ma da noi aveva ormai anche delle certezze che potevamo dare continuità ai mesi precedenti. E questi errori purtroppo i ragazzi spesso probabilmente seguono le indicazioni di qualche procuratore e qualche volta probabilmente possono sbagliare e non capiscono il momento quanto sia importante per loro dare continuità alle prestazioni. Avevo dimenticato Ventola. Sì. Un pochettino più di spazio, anche se poi vedete l'importanza dell'allenatore. Domenica entra Ventola a quei 2-3 spunti che hanno messo in crisi Gian Erminio. L'allenatore dalla panchina della Gian Erminio, non credo che era in panchina ci fossero Ancelotti, c'era Ancelotti con Sacchi, no, non c'era. C'era un allenatore della Gian Erminio. Vantaggio del Real a Roma. Gian Erminio, maledizione. Gian Erminio, come ha fatto a fare gol? Gian Erminio, uno normale.
ha fatto il cambio, ha messo uno e ha detto tu stati là e ferma Ventola. Va bene. Quando è importante l'allenatore, a proposito di Proietti che non gioca. Ventola è uno di quei ragazzi che mi aspetto tantissimo. Appunto, mi aspetto quest'anno, lui dopo 2 anni di Serie C, quest'anno non è un giocatore giovane. Ventola ormai è un giocatore già esperto, già vissuto campionati importanti. Siccome lui è uno di quelli che deve fare molto. Esatto, ha grandi qualità, io pure mi aspetto anche oltre alla qualità. Certo, certo. Quel qualcosettina in più, capito? Spiegatelo che significa quel qualcosettina in più, capito? Per mordere sulla fascia. Siamo in chiusura, il gol di Gareth Bale del Real Madrid. Vediamo il prossimo turno, si riparte di sabato con alle 14.30 Teramo Renate. Questa giornata di campionato, Giana Feralpi, Gubbio Monza, Sudtirol Pordenone, Teramo Renate, Ternana Vicenza, Triestina Imolese. Alle 16.30 Fermana Albino Leffe, che ha esonerato Albini. Peraltro il Renate verrà con il nuovo allenatore da qualche settimana, da 1 o 2 settimane, a Imodiana. Virtus Vegon Verona San Benedettese alle 18.30 Fano Rimini, 20.45 Ravenna Vispesaro. Sarà la 14ª giornata. Siamo davvero in chiusura, chiedo perdono a Maurizio se ho sforato qualche minuto, però grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie soprattutto per aver risposto al direttore Santo Federico. Grazie, grazie a voi. Grazie direttore, buon lavoro soprattutto da qui in avanti, perché insomma quando si avvicina a gennaio per i direttori sportivi inizia il lavoro. Grazie a Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Voi, arrivederci, forza Teramo. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Maurizio da Winna Regia, ci vediamo martedì prossimo sempre alle 21, sempre TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.